Qua come consuetudine per questa programmazione pomeridiana che inizia subito con la presentazione di un ospite. Abbiamo qui in radio Matteo Simonetti, adesso vi diremo anche chi è, ma molti lo conoscono già. Comunque intanto lo saluto. Buonasera Matteo. Buonasera a tutti. Allora, Matteo Simonetti, diamo anche le date, tanto sei giovane, sei del 71, 71, quindi 44, perché di dicembre, sei invece ancora non ho giovanissimo, fatti sei. 45. E lui vive a Potenza Picena, professore di storia e filosofia, è anche pianista, sei eclettico, giornalista dal 2002, ha scritto diversi libri, di cui stasera parleremo, in modo particolare il libro che si intitola La verità sul piano Calergi, si pronuncia così, no? Sì, Calergi. qualcuno dice Calergi, ma Calergi? a mio parere è Calergi. Calergi. Calergi, Calergi, come è proprio come è scritto? scritto. Ma insegna anche al Master Enrico Mattei di Recanati e Al Master di Teramo, l'Università Teramo, di Teramo. di Teramo. Ma Mattei che fai? Insegno storia. Insegni storia. Vai in giro allora. No, Sei. il master di Teramo dura un paio di mesi all'anno, è un Ah. master, diciamo, post-universitario. Ah. E la Quindi materia sempre? storia delle relazioni internazionali, il master è incentrato sul Medio Oriente. Sul Medio Oriente, quindi tu sei, diciamo Io così, sono molto specializzato su questo settore, abbastanza, abbastanza. abbastanza, dal punto di vista sempre dell'analisi Tant'è del vero pensiero. che, approfittiamo allora per dirlo, l'ITIS ha organizzato un ciclo di conferenze, e dietro c'è la tua mano, c'è la tua organizzazione, c'è il tuo impegno, proprio sul Medio Oriente, tutte e quattro incentrate su, tant'è vero siamo partiti con il problema Siria, trattato da I Giulietto temi in Chiesa. realtà sono terrorismo e immigrazione, però Terrorismo. sono entrambi collegati alla fascia, diciamo, mediorientale o Certo. nordafricana, per quello che ci riguarda, però sì, sono legati. Benissimo, allora possiamo ricordare che ha scritto diciamo, per diversi periodici diciamo, il giornale del Ribelle, cos'è proprio un giornale, Questo è sia un giornale cartaceo che un era? La sito. destra. Questo era invece una rivista proprio cartacea. Cartacea, il Secolo d'Italia, l'Indipendente, Libero, il Borghese, ecco uno direbbe, ah, questo è uno scrittore di destra. La mia formazione iniziale è abbastanza avvicinabile alla destra sociale, però diciamo che non mi sento rappresentato da diversi anni da alcun partito politico e io soprattutto vado e mi confronto con chi mi lascia parlare, tanto dico sempre quello che voglio io, quindi mi è capitato di collaborare, Quindi. presentare libri, addirittura lo stesso libro nello stesso periodo, una presentazione a cura di Rifondazione Comunista e dopo una settimana a cura di Forza Nuova, lo stesso libro. Quindi io non mi, anche per esempio ultimamente questo libro è stato presentato dai 5 Stelle in alcuni Questo comuni della di verità Calergi, sì. piano sul piano calore. Cioè, io tanto sono un portatore di una verità trasversale che in questo Diciamo momento non politicamente corretta, non politicamente come corretta, si suol questo dire oggi. sicuramente è vero, però che interessa i cittadini di qualsiasi estrazione politica, di qualsiasi orientamento in questo momento abbastanza critico. Allora, naturalmente già dall'introduzione avete capito che abbiamo a che fare con un personaggio alquanto stimolante, al quale potete anche fare delle domande. Lui non si No, sottrae. magari, Il anzi numero io. di telefono è lo 071, lo conoscete, 757-4429. Lui è qui con me accanto e lo potrete vedere quando inseriremo anche il video sul nostro sito. Allora, Matteo Simonetti, l'abbiamo presentato, presentiamo allora questo libro. Noi cioè noi abbiamo già intervistato Simonetti tempo fa, ormai sono trascorsi diversi anni, ricordo di un'intervista, ti avevo raggiunto telefonicamente, stavi a Porto Più di Regaraldi, una l'abbiamo più di fatta. una, in modo particolare mi ricordo quella sulla democrazia, E dopo poi ci fu prima
un ciclo di conferenze a Porto Recanati, non so se lo ricordi, in cui intervennero personaggi anche di spessore come il professor Zecchi, no? E fu un po' al centro delle polemiche, quella, Come no, non come so no? se Per questo ti ricordi. intervistammo, Sì. perché venni contestato tu, mi ricordo. In quel periodo sì, in quel periodo sì. Hai creato un po' di maremoto all'interno dell'amministrazione Sì. comunale, eh? Ricordo l'opposizione che non gradiva. Vabbè, e sempre per stare nel fatto che se ti muovi in un alveo, diciamo così, moderato, che non può disturbare tanto le coscienze, no, lo puoi fare, ma se appena appena ti muovi su un terreno in cui, no, magari le tesi che si sostengono sono tesi anche magari forti, però è giusto anche conoscere qualsiasi Sì, pensiero, e poi adesso lo io capiremo. dico che ovviamente la censura non appartiene per definizione alla democrazia, ma la democrazia ha altre forme di censura, più soft, cioè esiste E beh, l'esclusione. a volte vanno anche per speech, Sì. anche questi che si definiscono democratici, Cioè, io ecco. racconto questo. Un giorno stavo presentando un libro di un mio amico, un giornalista di Roma, e in sala c'era un personaggio abbastanza noto qui nella provincia di Macerata che dirige una casa editrice Macerata che si definisce liberale, no? E La proposi, puoi dire? non Ah, lo vabbè. ricordo bene, forse Liberi Libri, Liberi, liberi, credo infatti, avevo capito. che fosse questa, ma comunque io proposi a loro il mio libro che ancora non aveva un editore e mi disse il direttore, il padrone, diciamo, la casa editrice, mi disse: no, ma noi siamo liberali, ma io a quel punto disse: ma quindi sarete aperti anche essendo liberali Ah, certo, alle idee più disparate, anzi, in modo particolare i liberali dovrebbero invece di si essere. palesò che in realtà. Ecco, c'è questo pensiero unico che è abbastanza violento anche nei confronti di chi si discosta un po' oggi si chiama mainstream, cioè l'informazione, diciamo, del pensiero unico, l'informazione politicamente corretta, l'informazione in qualche modo non critica. Ma ci aveva provato uno a creare un sistema di massa omologato, addirittura imponendo a tutti una stessa divisa, che era Mao. Però abbiamo visto poi alla fine che con il tempo non ha retto, perché è difficile mettere tutti in una stessa gabbia, anche se ci provano. E purtroppo un po' di aiuto lo diamo noi, che non ci ribelliamo, che non facciamo nulla per ostacolare magari questi disegni. Senti Matteo, allora, volevo parlare di questa verità sul piano. Io ti do del tuo, No, fai bene. anche per la Anche io ti do differenza del di età tuo. che abbiamo e poi perché ci conosciamo. La verità sul piano Careggi, allora, Come nasce, dici, come di nasce? cosa Perché poi è parla? un libro che parte con un'analisi sull'Europa, no? Dal 1920. Sì, è praticamente un saggio storico. È un libro storico. Nasce da un'esigenza. L'esigenza che ho avuto era quella di capire cosa stesse succedendo oggi in Europa. Questa Europa che vediamo in piena crisi, una crisi economica, una crisi valoriale. Si fa fatica a restare uniti, si fa fatica a anche capire qual è l'obiettivo comune dei vari stati che compongono l'Europa. Le popolazioni sono sempre più scollate da quelli che dovrebbero essere i propri rappresentanti politici, anche europei, e quindi ho pensato di analizzare come mai si fosse arrivati a questo, perché credevo a un certo punto che fosse impossibile che tutto realmente fosse soltanto il prodotto di mala gestione, di mala politica. Quindi ho provato a vedere se dietro ci fosse un disegno. Ma come fai quando allora ti poni questo obiettivo? Dunque, io ho cominciato a studiare. A A studiare, a consultare, a sfogliare sfogliare, libri, soprattutto internet. su internet, finché non mi sono imbattuto in questo personaggio. Questo è un personaggio che è sconosciuto ai più, soprattutto prima che io scrivessi il libro, c'erano soltanto pochissimi siti internet che ne parlavano, ma sempre in maniera, diciamo, non completa, sempre citando pochissime frasi a lui attribuite, in maniera non molto chiara.
e via dicendo, no? E quindi ho cominciato a studiare questo personaggio dopo essermici dov'è imbattuto. questo personaggio? Questo è un personaggio che è austriaco, però la mamma è giapponese, il babbo era un diplomatico austriaco che viaggiava un po' in tutto il mondo, quindi possiamo dire che è austriaco, anche se in realtà è un cosmopolita, a tutti gli Certo, effetti, no? non peraltro per origini. Per origini, addirittura lui è, diciamo, discendente di un'antichissima famiglia nobile, che ha a che fare con la Creta antica, ha a che fare con l'antica nobiltà veneziana, poi in un secondo momento. Quindi, diciamo, è un nobile che può essere definito cosmopolita a tutti gli effetti. Questo personaggio, ho cominciato a studiarlo e ho scoperto che, oltre ad essere il fondatore di Pan Europa, cioè, diciamo, la prima associazione, il primo ente politico che ha provato a fare l'Europa unita, oltre ad essere quindi autore di azioni politiche molto importanti per realizzare l'unità europea, è stato anche un pensatore di un certo livello. E fra le altre pubblicazioni, ne ha fatta una molto importante dal punto di vista del contenuto, che è Praktischer Idealismus. Ora, io ho cercato di. Quindi lui ci credeva all'Europa. Lui credeva all'Europa. E oggi, se noi andiamo a cercare sui siti ufficiali dell'Unione Europea, troviamo che è il fondatore, è il padre dell'Europa, insieme ad altri due o tre, Aristide Briand, Robert Schuman, eccetera. Sappiamo però che lui è il primo, dal punto di vista cronologico, a spingere per questa unità europea. E cosa fece? Innanzitutto cercò di spostare la politica del periodo, delle nazioni del periodo, verso un'Unione Europea. Come fece? Cercò innanzitutto di fare un partito politico europeista, ma fallì. Poi cercò di realizzare un movimento giovanile di stampo europeista, fallì. Come Mazzini. Esatto. E poi le consonanze potrebbero essere anche molteplici con Sì. Mazzini, poi magari questo è un motivo ulteriore di studio, però non riuscendoci, finché ci fu la svolta, cioè lui si iscrisse, diciamo, entrò nella massoneria viennese, in una loggia di Vienna che si chiama Umanità, e conobbe dei ricchissimi banchieri, i Warburg, i Schiff, i Rothschild, e poi con l'aiuto finanziario ingente di questi personaggi, aiuto che se poi si prolungò nel tempo per decenni, riuscì a fare lobby sui singoli senatori dei vari paesi europei, delle varie nazionalità europee. Ma questo, bisogna dirlo, è un'azione che è partita intorno agli anni 25, Certo. 1925, dall'America. Cioè, l'Unione Europea nostra, quella in cui noi viviamo, non è stata fatta su decisioni dei popoli europei e neanche dei politici europei, ma su spinta del Parlamento americano. Poi ci dirai perché l'America era interessata E all'Europa. questo è il Che poi succo. quando c'è stata l'Europa Unita non mi sembra che l'America fosse poi così soddisfatta. Allora, quella è un'altra fase, cioè dobbiamo capire che Sì, tutta questa come vicenda nacque. si svolge a cavallo delle due guerre, Cioè, è no? vero, siamo. Gli Stati Uniti d'America, insieme alla Gran Bretagna, insieme alle elite che vivono in questi due paesi, sono stati i protagonisti, gli unici protagonisti della creazione di questo tipo di Europa. In che senso? È che l'Europa, come noi la conosciamo, è stata creata appositamente da USA e Gran Bretagna per assumere, diciamo, un profilo basso che non desse troppo fastidio agli Stati Uniti d'America. Quindi, questo predominio della finanza sulla politica, questa divisione interna, Ma questa. già l'avevano studiata dagli anni Eh sì, 20? eh sì, è questo che emerge Quindi dal libro. volevano proprio questo tipo Eh d'Europa, sì, non il. un'Europa politica con un governo, una sua No, rappresentanza, no, no, un suo esercito, ma no, volevano Europa solo dal punto di vista volevano finanziario. un'Europa, e poi questa è una cosa che accomunerà tanti altri padri dell'Europa, ad esempio Jean Monnet, che diceva: prima facciamo le cose dal punto di vista economico e poi, una volta fatte, le sbattiamo in faccia alla gente, che una volta che questa cosa è realizzata non può più tornare indietro. Non so, Infatti adesso per esempio Monti, il nostro non tanto presidente ben amato non Monti, amato almeno e per non quanto mi eletto riguarda, e non Monti, è eletto. famosa una sua intervista video che si trova anche su YouTube, in cui dice che l'Europa ha bisogno di crisi per
per aumentare la cessione di sovranità ulteriormente. Quindi diciamo che questa crisi economica spinge i popoli, le nazioni europee a delegare le sovranità che prima erano nazionali a un'Europa, che però è un'Europa senza un volto, perché non ha una Costituzione. Ha, se vogliamo, un Parlamento europeo mongo, in quanto non fa le leggi, ma le leggi sono fatte dalle commissioni che non sono elette dai cittadini. Ci sono un Le sacco cosiddette direttive le cosiddette europee. direttive, poi c'è questo mostro giuridico che è la Banca Centrale Europea, che non risponde a nessuno per definizione, che decide le politiche monetarie in maniera, oggi lo vediamo, anche assurda, no? Per esempio, ogni volta che stampa moneta, poi la dà invece di darla ai cittadini, la dà alle banche che dovrebbero sostenere l'economia, invece le banche poi la prendono a zero, la ridanno al 5% di interesse, quindi questa cosa non. Ci comprano i titoli. Si comprano i titoli, no? Con questo lo spending, come si chiama, l'ultima iniziativa di Draghi, in Sì, cui ha voluto appunto rifocillare di denaro fresco l'Europa, adesso mi sfugge il penso nome, leasing, una cosa del genere, quantitative easing, quantitative esatto, easing, cioè ecco. invece di dare, diciamo, di immettere direttamente il denaro nei circuiti di coloro che lo usano per produrre ricchezza, viene dato alle banche che fanno gli intermediari e poi non si sa che fine facciano, e da questo anche dipende le crisi bancarie odierne, no? Perché la banca non fa più il suo lavoro, ma diventa banca di investimento e a volte fa questi investimenti non proprio mirati, e la gente poi perde, non solo come è venuto qui a Recanati con la banca, Come dici tu con la con BCC, la ma BCC, cioè, ma anche altri casi, no? Monte Paschi, sappiamo che è tutto segretato, non si sa che fine ha fatto, però tutte quelle. Montepaschi fu salvata con 5 miliardi dallo Sì, Stato. però sono 5 miliardi che poi ricadono sul Ma debito certo, pubblico, no? finisce Cioè, sulla disabilità della gente. qui passa questo strapotere della finanza e uno si chiede: ma come mai? Come mai? Se uno legge il mio libro è tutto spiegato perché, e qui entriamo all'interno del libro, questo personaggio. In questo testo che io ho citato prima, cioè Praktischer Idealismus, si tratta di un testo introvabile, nonostante non sia vecchissimo, perché ha meno di un secolo, è introvabile. Io ne ho reperita una copia fotocopiata praticamente in PDF e ho scoperto qualche giorno fa che ne possiede una copia la Biblioteca Statale di Gorizia, quindi dovrò andare a visionarla. A giorni, in questo testo, questo personaggio Calergi dice che la vecchia nobiltà, ormai quella ottocentesca decadente, è ormai incapace di guidare le popolazioni, va promossa la democrazia. Ricordiamoci che in questi anni, dopo la prima guerra mondiale, non c'era democrazia ovunque, in Europa, anzi quasi da nessuna parte, va promossa la democrazia soltanto come strumento per imporre un nuovo tipo di nobiltà. E indica qual è questa nobiltà. La nobiltà che lui indica è quella costituita dagli ebrei della finanza cosmopolita internazionale. E quindi occupa questo libro con decine e decine di pagine in cui sanziona la superiorità anche razziale di questi personaggi, facendo un po' da contraltare al nazionalsocialismo. Cioè noi vediamo che da una parte c'è il nazionalsocialismo razzista biologico che propugna la superiorità della razza ariana e l'inferiorità della razza Ma ebraica. questo avviene negli anni 30. Negli anni 30. Ah. Però ricordiamoci che negli anni già del 25, cioè la questione ebraica nasce un po' prima degli anni 30, anche se esplode con la presa al potere del nazionalsocialismo. Però gli anni in cui questo è in incubazione sono quelli lì, immediatamente successivi alla prima guerra Da qui mondiale, anche, diciamo così, poi tutto il disegno di Hitler della Shoah, no? della Shoah. Dell'Olocausto, cioè c'è tutta questa visione del Collegamento mondo. logico che ci sia. Che però da parte, diciamo, nazionalsocialista vedeva gli ebrei come razza inferiore e gli ariani come razza superiore. Da parte di Calergi e di alcuni personaggi che a lui sono vicini, è esattamente l'opposto. Contrario. Cioè gli ebrei erano una razza superiore che si perpetua attraverso degli incroci mirati soltanto all'interno di quella enclave, di quell'elite, e Riesce poi ancora a essere una società chiusa? riesce ancora a essere una società chiusa, ma questo comunque è un aspetto che la storia ha confermato a più riprese, cioè ormai è assodato che anche perché forzatamente rinchiusi nei ghetti e anche a motivazione della
adesso mi sfugge la parola medica, cioè l'operazione ai genitali che fanno il taglio del prepuzio, la circoncisione, circoncisione. eccetera, eccetera, e proprio a motivo di questa operazione che ha preservato, diciamo, Tanto era preservato dal tumore del. a parte dal tumore, quindi a parte per motivi diciamo, esclusivamente sanitari, però Salutare. anche Poi, perché ecco, una questione igienica. questo aspetto faceva ripulsa un po' alle altre popolazioni non ebree e quindi ha permesso degli incroci, diciamo, un po' all'interno di questo popolo, etnia, religione, è un po' difficile definirli. Quindi abbiamo, e questo nel libro verrà viene fuori molto bene in quei periodi, diciamo una contrapposizione forte fra due visioni del mondo antitetiche, no? E vince quella rappresentata da Calerci. E ci sono tantissimi altri Quindi aspetti. Calerci già aveva una visione di un'Europa governata da una, diciamo Elite così, elite finanziaria. finanziaria e non politica, E non politica. no? E lui la voleva E così, la non era voleva il così. primo stadio della No, formazione no, europea. no. Lui dice che il futuro, cioè addirittura lui dice dobbiamo ringraziare il destino. Poi, se vuoi, ne leggiamo alcuni. Quindi è tutto. Dobbiamo ringraziare il destino che ci ha dato questi eminenti personaggi dell'ebraismo. Questa è una cosa vera, perché noi andiamo a vedere i nomi delle elite, sia musicali che giornalistiche, che letterarie, che del teatro, che della scienza, Einstein, Freud. In questo periodo l'Europa, i maggiori nomi, i maggiori pensatori, i maggiori intellettuali dell'Europa appartengono all'ebraismo. Quindi è una cosa che comunque lui dice a ragion veduta, non è che se la inventa, no? È soltanto che carica di significato politico questo fatto. E quindi dice, d'ora in poi noi dovremo soltanto preparare il terreno all'arrivo di questa nuova elite. E, cosa un po' strana, prevede un'Europa a due volti, a due velocità. E dice, per questa elite dovranno valere le regole dell'eugenetica. Invece, per le popolazioni è previsto, è addirittura desiderabile, un meticciamento generalizzato. Ecco Ed l'immigrazione. ecco l'immigrazione. E dice anche perché. Cioè, quello che lui ha previsto negli anni Oh, 20 si sta è verificando per adesso. questo che questo testo che ho Magari scritto, l'eugenetica oggi è un po' più difficile, un po' più difficile, però la mescolanza la delle popolazioni mescolanza sì. e anche, diciamo, questa doppia velocità, le elite fanno una vita di un certo tipo, le popolazioni, Sì, quello. quindi si divarica Oggi li sempre più chiamiamo la burocrati. forbice, no? Fra chi è che non c'ha niente e chi c'ha molto, cioè questa forbice che divide i ricchi e i poveri si sta sempre più ampliando. Quindi questa idea dell'elite che in qualche modo deve dominare, e lui parla proprio di grandi magnati della finanza, no? Non è che dice i grandi industriali, quelli, no, no, i grandi magnati della finanza, che sono quelli che poi gli hanno dato i soldi per fare questo progetto, tra l'altro, no? E allora non c'erano le cosiddette multinazionali, non c'era niente di tutto quello, cioè Cominciava già cominciava, ad però non aveva esserci, questa non l'aveva. diffusione È planetaria. un procedimento, un processo che da quel momento poi ha avuto vita facile, si è sempre più espanso, no? E quindi quando noi oggi vediamo, andiamo a votare per Sì, è è stato stato un in relazione. profeta Allora, sotto certi è aspetti. stato sì, un profeta, ma c'è di più, perché lui, oltre a prevedere questo aspetto, ha anche lavorato per Per ottenerlo. ottenere, e gli altri hanno utilizzato i suoi studi, Allora, anche se magari consapevolmente perché era conosciuto. Era molto conosciuto lui, eh? Cioè, è un personaggio che è riconosciuto oggi come il padre dell'Europa. Addirittura c'è un premio Tutto, Calergi che si assegna ogni tot appunto, anni e l'hanno ricevuto Angela ecco. E Merkel non andava e bene questo Van piano Rompuy. E quando allora sta andava bene. preparando Oh, l'Europa. quindi uno si chiede, ma questi che ricevono il premio Calergi lo sapevano che lui era un razzista, era un eugenetista, era un personaggio che vedeva la democrazia soltanto come uno strumento per l'arrivo di una nuova nobiltà, quindi una nuova oligarchia? Evidentemente non possono non saperlo, perché questi politici hanno sotto di loro uno stuolo di collaboratori che per loro reggono, preparano. Quindi, quando io vado a ritirare il premio Calergi, evidentemente devo sapere chi è questo Calergi, no? Però, quindi, cosa possiamo dedurre da questo aspetto? L'ha preso Che pure Prodi il premio no, non l'ha Calergi, preso Prodi, che però ce l'ha condotto in questa Europa, diciamo. Quindi, ritornando al discorso dell'immigrazione, è vero che nel libro non ci sono tantissime pagine dedicate a questo aspetto, però lui dice, per esempio, l'europeo del futuro sarà simile
all'antico abitante dell'Egitto, quindi parla di una razza asiatico-negroide, no? E quindi si riferisce chiaramente a un personaggio che può essere collocato oggi nel Maghreb, ecco, a livello proprio, se vogliamo, genetico, no? Razziale, etnico, chiamiamolo come vogliamo, cioè appartenenza. Solo che Careggi magari non aveva preventivato poi, no, anzi, in realtà è stato fatto sulla base del suo studio, questa Europa Unita, anche se non era retta da questa burocrazia nobile, affiliata anche dal punto di vista genetico, Ci diciamo sono così. due aspetti, no? Ho capito quello che dici tu. Forse quelli che hanno Poi realizzato dopo. l'Europa non conoscevano Questo. queste idee, no? Questo forse è vero, nel senso che non tutti erano al corrente, anche perché questo libro è del 25, nell'anno in cui viene pubblicato questo libro che attira le simpatie di questi banchieri americani e anche i soldi di questi banchieri americani, lui entrando in massoneria. C'è da tutto, perché quando tu entri in massoneria, ovviamente c'hai la segretezza come principio chiave, e quindi continua a fare questa sua opera politica, non dicendo mai esplicitamente quello che diceva prima, però non l'ha mai smentito, perché se l'avesse smentito avrebbe attirato l'attenzione su quel testo, no? Quindi questo è un testo che è il principale testo di quest'autore, è un testo che contiene queste cose, ma non solo queste. Ne contiene altri che proprio prefigurano questa Europa in cui noi viviamo. Faccio un altro Sì, esempio. E a un certo punto serve capire dove arriva Careggi. è sconvolgente, no? E, ad esempio, in una pagina importante del testo, lui dice: l'abitante della futura Europa non sarà più, diciamo, diviso nelle varie nazionalità di appartenenza. Quindi la moltitudine dei popoli, delle nazioni, saranno sostituite da una moltitudine di individui, no? Però uno dice, ma siccome lui prevede il mescolamento, quindi non ci può essere una moltitudine di individui dal punto di vista genetico o anche culturale, no? Che tipo di moltitudine di individui Culturale, prevede? poi. Prevede una moltitudine di individui, e questa è una mia riflessione che poi trova anche altri appoggi all'interno Riscontri. del testo, è una moltitudine per quello che riguarda gli orientamenti sessuali. Anche perché lui dice, per quello che riguarda le popolazioni, varrà un regime di amore libero. E quindi questa promiscuità totale che noi oggi vediamo. Quindi anche questa era una cosa che lui aveva previsto. E perché tutte queste caratteristiche del meticcio, secondo lui, sono perfette per consegnare un suddito ideale a questa nuova elite. E dice, il meticcio, rispetto alla persona radicata, è facilmente manipolabile, si abbandona, diciamo, agli eccessi, è di qualità, diciamo, inferiore per quello che riguarda anche l'attenzione verso la difesa del proprio patrimonio culturale, diciamo, architettonico, anche del territorio, Anzi, lo eccetera. Lo perdiamo. perdiamo perché io immagino che se adesso viene, non so, un politico che si vuole vendere il Colosseo. No, facciamo un esempio: si vuole vendere il sindaco di Roma, si vuole vendere il Colosseo. Adesso, non per dire, ma al nuovo arrivato dal Bangladesh da 3 mesi, non gli può fregare meno se il sindaco di Roma si vende il Colosseo, no? Quindi questo è un aspetto che spiana la strada a queste nuove elite, senza contare tutto Non l'aspetto. trova subito un'opposizione ferma. Certo, questo lo dice anche Anche Aristotele, l'idea più bizzarra, eh? diciamo così, o almeno più azzardata, alla fine trova terreno. Eh sì, perché non avendo da difendere un patrimonio storico e popolare e culturale radicato, non ha proprio la percezione di quello che va a perdere, no? L'immigrato. L'immigrato è uno sradicato. Quindi non è peregrino oggi dire guardate che stiamo perdendo la nostra identità culturale e Ma questo è un nazionale. dato Andato storico, fatto, diciamo. non so, basta guardare ai punti di riferimento culturali delle nuove gioventù, no? Tutto questo punto di vista, per esempio, per attualizzare questa idea, coloro che dicono viviamo un momento di conflitto culturale con l'Islam, perché gli islamici che Sì. arrivano, io non sono assolutamente d'accordo, nel senso che io mi rendo conto che gli islamici che arrivano qui, o comunque nascono qui, i giovani che nascono qui di religione islamica, sono molto simili ai nostri
ragazzi, quindi hanno gli stessi diciamo punti di riferimento, si giocano con cellulare, PlayStation, attratti dalla droga in una stessa misura, quindi sono del tutto occidentalizzati, quindi io questo scontro culturale non ce lo vedo. Certo, poi di questo parleremo nell'ultima conferenza, quella del 4 maggio con Mahdi Allam, che invece sostiene il contrario, no? Sì, lui Quindi sostiene che. sarà interessante. E comunque, dopo questa, diciamo, indagine storica che io ho fatto utilizzando due traduttori dal tedesco, perché questo testo non è stato mai tradotto da nessuna parte, in nessuna Ah lingua. no? No, la prima traduzione Allora, fatta padre in Italia, fondatore, poi non è stato neanche. questo testo è stato praticamente nascosto. Non esiste più una copia vera, cioè di carta, e nessuno ne ha più parlato. E questo mio libro è il primo, diciamo il secondo al mondo che parla di questo Ah, aspetto. buono. Hai fatto un'opera. Dal punto di vista, ecco, della novità, infatti, diciamo, questo libro lo sto presentando in tutta Italia ormai da un anno. Cioè, nel prossimo mese sarò nell'ordine a Treviso, a Udine, a Belluno, a Pescara e a Roma. Beh, fai un'opera, diciamo così, di diffusione abbastanza impegnativa. Però, È impegnativa, vabbè, però se è uno scrive un promozione per libro. il tuo libro, però anche perché ci hai lavorato ed è giusto che sia così. E poi questo servirà per farlo divulgare anche alle case editrici, renderlo un po' più. L'apporto della casa editrice che ho è No, veramente pessimo, nel senso, mi sono pentito di aver pubblicato in questa casa editrice, nel senso che poi non mi ha sostenuto assolutamente, no. Però qui apriamo un altro un discorso, altro discorso che perché è una adesso casa ci editrice porterebbe. cattolica, però non cattolica, è una casa editrice cattolica di stampo tradizionalista vicina al mondo dei lefebriani, non so se Ah, c'hai sì, le febbre, come eccetera, e quindi molto cattolica, cioè molto chiusa su alcuni aspetti del cattolicesimo, e forse dopo avermi pubblicato mi sono resi conto che alcuni aspetti del mio libro andavano a toccare in maniera negativa alcuni chissà aspetti. cosa direbbe oggi le febbre nei confronti di Papa Bergoglio. Penso di dire peste e corna, peste e corna. Allora, quindi questo piano Careggi che poi si è interrotto, diciamo Ma non così, si è mai no, nel interrotto. senso anche durante il periodo nazista, Ah, quando Hitler poi poi. con l'Anschluss nel 1938 ha invaso l'Austria, lui è fuggito e è andato negli Stati Uniti. E, avendo messo fuori legge Paneuropa Hitler, insieme a tutte le altre massonerie, però anche una cosa mirata su quella, e lui è fuggito. Però c'è anche un discorso, è una cosa molto complessa, perché per esempio Calergi ebbe delle relazioni anche con Mussolini. Per dire che il personaggio non è di secondo piano, è di Certo, primo certo, sì. piano, no? E tentò di coinvolgere Mussolini in questo progetto paneuropeo senza poi i risultati, no? E, per esempio, non so, per far capire che si tratta di un personaggio di primo piano, Churchill fece al termine della Seconda Guerra Mondiale un famosissimo discorso pubblico in cui elogiò l'operato di Calergi, radiofonico, questo discorso molto importante. Quindi è un personaggio di primo piano. Certo. Che però è Che magari però è più presenta questi aspetti sconosciuti che sconosciuto. invece conoscere E sarebbe quindi molto questo utile. piano Careggi poi venne ripreso non subito nel dopoguerra. Ah Appena finita la sì? guerra, e oltre a E Calergi, allora ci è voluto cioè tutto questo tempo prima di sì. portare al primo passo quella della unità monetaria, che Certo, sì. Allora, devo dire poi innanzitutto, è sempre finanziaria, è sempre finanziaria. quindi sempre il piano Careggi che si. Il problema è che Calergi, in realtà non esiste un piano Calergi, nel senso che lui è l'ideatore e l'attuatore. Lui è una pedina che si presta particolarmente perché era abbastanza importante la sua figura, però insieme a lui gli angloamericani ne hanno coinvolti molti altri. E in questo libro io analizzo anche altre figure di spicco della comunità europea per come oggi la vediamo. E ho scoperto che tutti loro hanno delle relazioni molto importanti per quello che riguarda la facilitazione della vittoria americana, la penetrazione nell'Europa post bellica dell'America. Per esempio, si è scoperto che la CIA finanziava e determinava persino le politiche culturali nella pittura e nella musica della Seconda Guerra Mondiale. Cioè, ho scoperto, anche attraverso l'opera di tanti altri
scrittori che ho consultato, che l'influenza della politica estera americana è avvenuta in maniera capillare attraverso molte sigle, no? Le cosiddette sigle che fanno pressioni, tra virgolette, politiche, non so proprio politiche perché non sono luce del sole, no? Però c'è stata una presenza massiccia dell'elite americana all'interno dell'Europa. Certo, no, no, questo, senti, ma a questo punto, questa roba si ferma allora qui, convenienza, degli stati che l'hanno formata, che si limiti ad essere un'Europa che, indichi addirittura ai singoli stati quali riforme attuare per rientrare nel rapporto deficit-PIL, per dirne una, no? Delle condizioni imposte dall'Europa, anche perché poi quei parametri mi sembra che poi siano come quelli di Maastricht, puramente usciti fuori non da uno studio obiettivo, perché il motivo, cioè il 3, il 6% o 60% del debito pubblico, non più. Cioè, è una Europa che deve rimanere così e quindi non trasformarsi mai in Europa politica, oppure dobbiamo pensare che l'evoluzione ci porterà A un a un cambiamento, cambiamento e anche quindi, ma diciamo io così, a purtroppo vedere. penso che non ci sarà un cambiamento. Spiego anche perché si è visto che questo tipo di economia, questo tipo di idea dell'economia, che è l'idea dell'economia finanziaria, nella quale il numero delle transazioni finanziarie supera 10 volte quella di produzione dei beni reali, no? Quindi abbiamo un'idea di che Quindi è razza virtuale. è virtuale, e ovviamente su ogni movimento di soldo, di denaro virtuale, c'è chi ci guadagna, no? Quindi abbiamo idea di cosa stiamo parlando. Quando si perseguono questi obiettivi in maniera illimitata, poi abbiamo le crisi come quella greca, no? Sì. E quindi io immagino che per far fronte a questo tipo di crisi economica, utilizzando anche l'arma del terrore, come ad esempio quella relativa al terrorismo islamico, che secondo me è un'invenzione, una baggianata incredibile, si tenterà di far accettare alle popolazioni dei giri di vita sui diritti. E quindi magari più potere all'Eurogen Four, non so se sai cos'è, cioè è già previsto che. Questo è già previsto, anche se non è ancora attuato, che i carabinieri, ad esempio, verranno sciolti e si costituirà una polizia europea che però non risponderà più ai singoli stati. Non si sa nemmeno a chi risponderà questa polizia europea, che avrà il compito di sedare le manifestazioni di dissenso anche con il pugno duro all'interno degli stati. Quindi potremmo avere dei carabinieri olandesi e insomma, francesi a sedare una rivolta dei forconi In Italia. in Italia, in Sicilia. E quindi, immaginando questa contrapposizione, ci sarà molta più facilità da parte del potere nella repressione, perché utilizzando le persone che non hanno nulla a che vedere con quelle che hanno di fronte, quindi non sanno nemmeno perché questi protestano, no? E quindi, a mio parere, purtroppo, se ci dovrà essere una ulteriore passo avanti in questo tipo di integrazione europea, potrà essere un passo avanti negativo. Però questa è una mia L'idea, opinione. l'immagine che abbiamo ancora di quella protesta dei forconi in cui il militare si toglie il cappello e va a stringere la Ce mano a uno di la loro, scorderemo, ce la ce la scorderemo. Non scorderemo. so che fine abbia fatto quel graduato lì, Ce la scorderemo. però sicuramente farà parte della nostra, diciamo E così, comunque, letteratura sì, italica. ma non è una cosa soltanto europea, perché adesso, diciamo, queste intromissioni dall'estero negli stati sovrani che abbiamo visto ormai in tutta l'Africa, ad esempio nel Medio Oriente, le cosiddette rivoluzioni colorate, no? E sono all'ordine del giorno. Ormai non si fa più la guerra tanto con i cannoni, si fa manipolando l'opinione pubblica per portarla a scardinare un capo politico che è inviso a queste grandi potenze straniere, no? Per esempio, la decisione di Putin di mettere sotto il proprio controllo e ampliare una forza, diciamo, paramilitare di polizia di oltre 100.000 uomini al suo controllo, può essere letta in un'ottica, e questo Chiesa me l'ha confermato l'altro giorno, in un'ottica di protezione della Russia da parte di possibili intromissioni
straniere, come per esempio l'abbiamo avuto in Ucraina o in Cecenia, eccetera, no? Queste cosiddette rivoluzioni colorate che sembrano partire dal popolo, in realtà passano attraverso l'operato di fondazioni quantomeno ambigue, no? L'Open Society, queste fondazioni un po' di cui non si sa C'hanno mai. questa potenza per generare Sì. ribellioni. Anche perché poi, come hanno fatto armare queste piccole enclave anche all'interno, no, La storia dell'ISIS è questo. La storia dell'ISIS è questo. Perché dici terrorismo islamico è una grande bufala? È una bufala innanzitutto per la portata. Cioè, noi immaginiamo che 10 anni di terrorismo islamico in Europa hanno fatto meno dei morti di una mattina di bombardamento in Siria. Quindi, fatta da noi, eh? Quindi, a livello numerico della portata, è assolutamente sopravvalutata questa cosa. Secondo, perché in realtà ci sono delle. Innanzitutto, l'ISIS, il 95% dei morti che fa, li fa fra gli islamici. Perché in quelle zone come l'Iraq, gli attentati li fa contro gli islamici. Quindi, che Islam è? Una guerra santa fatta di Islam? È possibile se è fatta contro gli islamici? No. Quindi è un discorso politico, non è un discorso di contrapposizione religiosa. Prima considerazione. Beh, in Europa gli obiettivi diversi, diciamo così, da Charles II a. Sono obiettivi diversi. Però se io, cioè, se io penso che questa è una guerra di religione, quella che porta avanti l'ISIS. Non dovrebbe essere fatta contro i propri corregionari. Questo è un dato di fatto. Laggiù però c'è una guerra, c'è una divisione interna per Ecco, cui allora è politica. loro combattono anche i cosiddetti eserciti. No, regolari a difesa del vecchio regime, del vecchio Certo. sovrano, come succede in Siria, no, per cui magari l'esercito è visto come un nemico da battere anche ferocemente, forse più ferocemente di quanto possiamo immaginare Però è con quello anche che ci vero, fa vedere l'ISIS. sì, però è anche vero che se noi andiamo a guardare la realtà storica di quei paesi, ci sono paesi, ad esempio il Libano, in cui convivono da secoli le varie etnie, le varie religioni. I Sì. cristiani di tutti i tipi in Libano convivono con gli islamici da secoli. La stessa cosa, in Iran c'è la più grossa comunità ebraica del Medio Oriente dopo Israele. Quindi questa idea che oggi l'Islam ci debba attaccare perché ce l'ha con noi, no, è una questione politica. C'è sicuramente dell'odio, ma l'odio è relativo al fatto che per 300 anni noi li abbiamo colonizzati e sfruttati queste popolazioni, no? Cioè, non ci si chiede come mai in Francia c'è una grande quantità di popolazione, per esempio, islamica, nera, che parla, Per diversi perché? anni E anche loro perché con l'impero l'Algeria... ottomano non ci hanno Esatto, colonizzato, esatto, esatto. quindi non è che. Sì. Però non è che io sto facendo un discorso etico, eh. Sto spiegando. Erano arrivati a Porte di Vienna, Sì, sì, sì. anzi a Vienna. Per carità, la strage di Otranto, cioè, sono stati degli episodi di crudeltà grandissima da parte degli islamici nei confronti dei cristiani, no? Molto più di quelli di cui abbiamo visto protagonisti cristiani Noi non come siamo stati Crociati, eh. buoni ugualmente. Però a livello numerico, anche soprattutto di secoli trascorsi nell'aggressione, l'Islam c'è superiore. Però tutto sommato, tenendo conto che l'ISIS uccide anche gli islamici, tenendo conto che ci sono situazioni nell'Islam in cui c'è convivenza anche con i cristiani, tenendo conto comunque che tutti questi che fanno gli attentati sono vecchie conoscenze dei servizi segreti occidentali che gli permettono le cose più assurde, io direi che non è una questione religiosa, ma è una questione politica. Faccio un altro esempio. Perché c'è questa l'ISIS? Perché l'ISIS? Perché si è andato a fare la guerra a degli stati come l'Iraq di Saddam Hussein, la Libia di Gheddafi e ora la Siria di Assad? Perché questi sono tre esponenti di un Islam moderato. Sono socialisti, laici. Non ci scordiamo che da Bruno Vespa, Porta a Porta, ci andò Tareq Aziz, Sì, è vero, quello, è vero. ministro cristiano di Saddam Che poi Hussein. venne impiccato, mi pare. Sì, Saddam Hussein, non ricordo. Sì, Però anche lui venne giustiziato dopo una condanna, mi è pare, in probabile. Iraq, Comunque, quello che successiva successiva a Saddam a Hussein. Saddam, comunque, quello che volevo dire è questo, no? Come mai noi diciamo di fare questa guerra, questa posizione contro l'Islam radicale, invece andiamo a fare la guerra contro quello moderato, alleandoci con quello radicale che è Qatar, Arabia Saudita, eccetera.
Anche questa è una contraddizione, no? Da dove deriva? Deriva dal fatto che tutti gli anni 60 e 70, in piena guerra fredda, gli stati islamici socialisti si erano rivolti alla Russia come punto di riferimento e quindi gli Stati Uniti l'avevano sott'occhio per questo Cioè, motivo, tu no? definisci stato più, cioè stato moderato quello stato che in realtà era monarchico, nel Sì, senso no, moderato dal dittatoriale, punto dell'Islam, eh? però era uno stato che naturalmente non era cosiddetto, nel gergo che noi oggi usiamo, fondamentalista, perché lui Esatto. applicava i dettami della Della religione, Sharia in no, maniera. ferrea, per Sì. cui creava un regime veramente insopportabile, no? Aveva le sue leggi, diciamo così, anche di tolleranza Sì, perché all'interno. se uno conosce un po' l'Islam Ecco, dall'interno, parliamo di laicismo, ecco. ecco, parliamo di laicismo, invece sappiamo che i wahhabiti, i salafiti, cioè le frange Sono più quelli più estreme, sono estremi. quelle con cui noi oggi siamo alleati. Beh, oggi chi noi, Sì, ormai l'Occidente, l'America è certo, cioè io, sì, no, in noi diciamo Occidente, no? contrapposizione alla Russia di Putin, Sì, sempre. noi Adesso si stanno. Occidente siamo alleati, purtroppo, e vendiamo le armi. L'America è stata alleata pure con i talebani, giusto Esatto. per Il dar contro. principio è quello. Una guerra fredda che ha continuato sempre, no? Con alleanze fra le più bizzarre, Il diciamo principio è così. quello. Poi. Senti, un'altra cosa, perché quando tu hai parlato, e questo mi ha fatto un po' impressione, di esercito unico europeo, ho subito così pensato che ci avviamo verso una forma sempre più di governo che restringe le libertà individuali e personali dei popoli. Quindi. Io penso di sì, cioè ad essere garantite sono le devianze, nel senso non passerà molto tempo che verranno proposti matrimoni fra due uomini, una donna, un cane, una pecora e un gatto, no? Quindi Vedo questo tipo di libertà, diciamo, marginali, che non perché sei tanto d'accordo. no, Vabbè, io non comunque. sono d'accordo nel senso che, Per come. nel senso non che. La scienza ci potrà far fare tutto, però tocca a noi poi decidere quello che anche è perché. giusto fare o metterla come regola sociale. Esatto, perché finché si parla di diritti comunque individuali, io sono d'accordissimo che omosessuali possono avere qualsiasi tipo di rapporto, però quando di mezzo ci va la vita di un neonato, di un bambino, la cambia tutto, no? E lo Stato dovrebbe avere a cuore anche il proprio perdurare, quindi la natalità vista come un bene sociale, collettivo. Quindi quando io in qualche modo favorisco queste unioni che non possono dare luogo a procreazione, in qualche modo sto legittimando una morte della mia cultura. Oggi l'indice di natalità italiano è fra i più bassi al mondo, e invece che pensare a dei correttivi dal punto di vista politico che incentivino la natalità o la maternità, la cura degli aspetti relativi all'infanzia, si preferisce invece puntare su, anche occupare lo spazio del Parlamento in leggi che invece vanno da tutt'altra direzione, in tutt'altra direzione. Questo è un dato di fatto. Poi questa cosa si collega a Calergi. Che Anche diceva? questa, perché Calergi è un tecnocrate, nel senso che secondo lui il futuro dovrà essere all'insegna della assoluta deregolamentazione e dei non limite alla scienza. La scienza lui la vede come la possibilità dell'uomo di manipolare incessantemente la natura senza alcun limite, quindi sfruttarla fino all'osso, ed è quello che noi osserviamo oggi, questa incapacità dell'uomo di porre un freno alla natura anche dal punto di vista etico, è perfettamente corrispondente alla filosofia che emerge dalla lettura di Calergi, cioè è un quadro che si tiene tutto. È troppo preciso per essere frutto, diciamo, di una casualità o comunque per non essere importante in quest'ottica. Purtroppo è un piano che si è realizzato e si sta realizzando sempre di più. Senti, da una parte vedo, poi ci avviamo verso la conclusione, da una parte Non c'è vedo, qualche domanda? no, si vede che affronti un tema che è abbastanza magari impegnativo. Senti, non pensi, tu dicevo che a
Hai preoccupazione che magari questa Europa evolva in senso antidemocratico. Poi però ti sei fatto scritto un libro tempo fa che parla proprio di demonocrazia, in cui metti in guardia proprio dal regime democratico fatto dai. Un attimo, allora vedi che qualcuno ha accettato la provocazione. Pronto? No, non sapevo che se poteva. Sì, avevamo detto sin dall'inizio. Allora mi sono perso proprio l'inizio proprio. Scusate, buonasera. Buonasera. Dunque, io mi chiamo Giorgio. No, io prima sentivo, perché è un tema che ogni tanto trattiamo qui a Radio R, cioè questa denatalità italiana, o diciamo anche europea, anche se poi magari in Italia un po' di più forse, non mi pare, cioè, a volerla attribuire a un fatto. Cioè di aver esteso, perché il discorso delle famiglie, diciamo delle coppie omosessuali che rivendicano dei diritti da secoli, anzi da millenni esclusi, magari forse i greci no, ma non penso che si possa attribuire questo rivendicare dei diritti da parte di queste persone. Gli vogliamo attribuire la denatalità di un paese. La denatalità di un paese è una scelta delle persone di questo paese che può avere delle origini tra le più svariate. Per esempio, che ne so, sono scelte che noi facciamo oggi perché riteniamo che fare dei figli sia diventato magari troppo difficile poterli portare avanti. Non dico che sia giusto, dico che però è una scelta che stiamo facendo noi, popolazioni magari più evolute e magari più abituate al benessere. E quindi tu vedi. No, e quindi non lo attribuisco al discorso delle coppie omosessuali che rivendicano dei diritti più che legittimi, secondo me, lo attribuisco ad altri fattori. Altre scelte. Altri fattori che possono essere economici, possono essere semplicemente di avere acquisito un benessere tale che una volta il proletariato era una ricchezza, oggi fare un figlio diventa una spesa. Ecco. È questa la Benissimo. cosa, no? Benissimo. Bene, Grazie. io Grazie, rispondo. Giorgio. Dimmi. È un'osservazione pertinente. Io non sto dicendo adesso che i problemi che noi abbiamo di natalità siano attribuibili alle coppie gay, no? Non ho mai sostenuto questo. Dico questo. Innanzitutto la denatalità, quindi il calo demografico, è tipico di tutte le civiltà in fase di decadenza. Le vecchie società, anche l'impero romano nella sua fase di decadenza intorno al 4 secolo, Non facciamo più figli. non facevano più figli, ma anche Questo è questa curioso. è una Questo è costante interessante. di tutte le Quindi civiltà, no? è appurato che siamo in una fase di È decadenza. appurato che siamo nella fase di decadenza, no? Quello che Però, sostengo detto da te. questo, bisogna dire due cose. Innanzitutto, io non farei rientrare la genitorialità nei diritti dell'individuo. Perché questo è un'altra persona il bambino e quindi non può essere motivo di diritto, no? Detto questo, il discorso che facevo io è un discorso politico, nel senso, io, Parlamento italiano, mi spendo, faccio leggi, occupo tempo all'interno delle Camere per mettere all'ordine del giorno la legge che favorisce la stepchild adoption, ma non faccio nulla dal punto di vista né politico né economico per aiutare le famiglie italiane nel fare figli. Infatti, l'ascoltatore dice: noi non lo facciamo perché ci costa troppi soldi. Ho capito, ma invece di regalare i soldi a quelli delle slot, 80 miliardi condonati, ci facevamo un sostegno alla maternità. Ci ripianava un Sì, bel po' il ma debito cioè, pubblico. potrei citare 50 Non ambiti in cui la scelta non è. c'era più bisogno di mettere i titoli al 5%. Esatto, quindi io rilevo che per quella cosa lì, per quella motivazione lì, quella dei diritti alla genitorialità degli omosessuali, il governo si è speso. Per quest'altra non muove una virgola. Non c'è niente da fare. Se io ho un figlio di 4 anni e mezzo, la mia compagna lavora e finché non ci ha avuto l'età per andare all'asilo pubblico, è stato nell'asilo privato che pagavo.
E quindi io, se lo Stato non dà alle persone la possibilità, con un incentivo economico, di fare questo, la gente i figli non ne fa. Poi ovviamente i figli la gente non li fa anche a causa di un'insicurezza generale che noi viviamo. Perché in uno Stato in cui c'è il 45% di disoccupazione giovanile, tu prima di fare un figlio pensi, ma dove lo metto questo? Che vita gli do? E quindi è una questione di priorità politica, secondo me. E questo io lo rilevo. Certo, non do la colpa agli omosessuali delle nostre problematiche, no? Però è un segnale che la politica si interessi di quello e non di altro. E poi abbiamo fatto una serie di leggi che tutelano diciamo così, i minori anche in famiglia, che è giusto pure, ma in una maniera a volte quasi paranoica. Cioè, faccio un esempio, una volta si faceva il figlio perché magari l'artigiano che riusciva a ben modellare il legno e faceva dei mobili, no, che venivano venduti non peraltro perché belli, portava il proprio figlio anche in tenera età nella sua bottega per imparargli il mestiere. Adesso non lo puoi fare. Se lo fai, sei passibile di sfruttamento di manodopera, devi comunque devi aspettare che finisce la scuola dell'obbligo per poter eventualmente, allora solo in quelle condizioni lo devi assumere a tutti gli effetti. Cioè, anche questo meccanismo che si è perso, no, di un sistema sociale molto più naturale, più semplice, ha portato alla denatalità, perché qual è lo stimolo anche per fare un figlio? No? È anche quello appunto di mettere al mondo delle vite che poi possono far parte del nucleo familiare e dare anche alla famiglia, diciamo così, quel fondamento, ma che passa anche attraverso il lavoro, che passa anche attraverso un rapporto, diciamo così, meno vincolato da leggi, ma più libero, no? Sempre con la dovuta tutela nei confronti, e la tutela è quella eventualmente da atti magari di violenza o di eccessi di educazione, che anche se noi quando andavamo a scuola, tu magari forse hai superato, no, noi prendevamo sonori schiaffoni dai maestri, Io non no, siamo venuti non su so così, male, non siamo veramente. venuti su male poi alla fine, per dire, no, adesso guai se succede una cosa del genere nelle nostre scuole. Forse abbiamo migliorato questo punto di vista, però a vedere come le generazioni crescono, non lo so Ma allora, se. adesso io prendo lo spunto che tu mi hai dato perché per inserirlo in un discorso un po' più ampio, Certo, cioè il certo. discorso è questo qui. Dagli anni 60, Che era un altro tutto il tipo di movimento, mentalità. tutto il movimento degli anni 60 può essere visto come un attacco alla figura del padre. E lo dice benissimo Marcello Veneziani, questo, no? Lo spiega benissimo, no? Nel senso che il progressismo che vede nel passato sempre una cosa da superare e nel futuro sempre una cosa migliore di quella che c'è già adesso, ha lottato contro la forma tradizionale di famiglia. La forma tradizionale di famiglia era quella che vedeva la collaborazione di più soggetti all'interno del nucleo familiare. 100 anni fa nel nucleo familiare c'era la nonna, Nonno, lo la nonno, nonna, lo il padre, zio, e certo. questa lotta ha portato alla disgregazione del nucleo familiare. Non è una questione soltanto che ci si oppone al fatto che il ragazzo lavori Quello nell'azienda poi è del venuto padre, anche ma dopo. quello è un segno. Quello è venuto anche successivamente con le cosiddette tutele sindacali, no? In cui si è voluto tutelare tutti, ma soprattutto controllare per poter anche lo Stato interferire. No, in termini economici, perché poi lì c'è naturalmente un guadagno da parte dello Stato. No, quello che tu dici è giusto, quello viene soprattutto verso la fine degli anni 60, con questa ribellione delle nuove Da generazioni nei poi negli anni confronti del vecchio. 70 anche il femminismo, questo è un altro Dopo c'è capitolo tutto il poi, eh. movimento femminista che contribuisce naturalmente, sì, a creare sempre più questo distacco, a renderlo ancora più Faccio solo un marcato fra esempio, vecchia e faccio nuova solo un generazione. esempio, pochi giorni, pochi, un mese fa, 2 mesi fa, non ricordo, ero ad Osimo alla presentazione di un libro sul gender. Di Michela Marzano, che è una docente di filosofia alla Sorbona, però del PD, cioè deputata del PD, che va presentando il suo libro, diciamo, a favore del gender, dicendo che la teoria gender in realtà non esiste, eccetera. No. E io ho potuto chiedere a lei, ma come mai nessuno dice che negli anni 70 il movimento femminista, ad esempio con Judith Butler e altre figure di questo genere, diceva che
la maternità è un orrore e diceva che bisognava arrivare negli anni 70 alla procreazione improvetta e la donna dovesse essere sganciata dalla procreazione perché era orrenda, perché era una schiavitù. Ora non ci Per una possiamo, sofferenza. non ci possiamo, non possiamo Adesso meraviglia. Abbiamo meravigliarci. preparato questo terreno. È un terreno ormai disseminato, Difficile. ormai vengono fuori le piante che la gente ha curato, ha annaffiato e ha mandato pure il Sì, questo disherbaser. Cioè, aspetto me lo ricordo. ci Che sono, poi ma io ho è uno vissuto il dei tanti. 68 per la mia età, quindi ricordo queste. Oppure un altro aspetto, ad esempio, sempre in opposizione diciamo, alla naturalezza della sessualità, queste persone dicevano la scoperta del piacere clitorideo sgancia la donna dalla necessità del sesso con Sì, l'uomo. E quindi su facevo tutto questo per una conto suo. costruzione freudiana, su tutto, cioè una cosa grossa che sta lì da Faceva anni. parte di slogan del movimento femminista, Certo, cioè. cioè che piacere me lo creo io, me lo procuro io. E non c'era più bisogno del maschio. Poi, tra l'altro, sempre la figura della donna è centrale nel libro di De Gallerici che io ho fatto tradurre. Lui dice: attraverso il movimento femminista, noi dobbiamo far credere alla donna che gli diamo i diritti. Invece, la cooptiamo esattamente come abbiamo fatto per l'uomo, per il lavoro in fabbrica. Perché fino a quel momento le donne stavano in famiglia, facevano La casalinga. la casalinga, rimanevano protette. Da questo aspetto del lavoro di serie in fabbrica, l'alienazione marxista, cioè, erano privilegiate. Lui dice: adesso noi le irrigimentiamo queste donne e le portiamo all'interno di questo esercito dei lavoratori che sfruttiamo. E quindi è proprio un affresco che, cioè, io quando ho cominciato, mi ha stupito veramente quando ho cominciato a leggere questo Questa libro. capacità di leggere Ma anche di leggere, ma l'evoluzione anche dei di tempi, suggerire, queste, anche di suggerire. leggere e suggerire, perché non erano cose del tutto fatte, 50 anni prima. Certo, allora, veramente chiudiamo. Io ringrazio Matteo. C'era in sospeso quella domanda, ma tu non sei neanche un grande appassionato del sistema democratico, così Ah, ecco, no. come si è instaurato, diciamo così, nei nostri vari stati. No, io dico solo questo. Ci sono degli aspetti della democrazia che purtroppo alla sua nascita, un po' come tutte le utopie, vengono rinnegati, no? Quando uno riflette sul fatto che in tutte le democrazie le votazioni si basano su cosa? Su sondaggi, su soldi dati dai privati o anche grandi, insomma, guardiamo la democrazia americana in cui entrambi i contendenti sono finanziati dalle stesse banche. Si capisce che evidentemente chi vince vince, le banche avranno il loro referente, no? Quindi, Quanti soldi c'hanno ste oh, banche? sì, tanto se le fanno, basta fare un click sul computer, non è un problema. Il discorso da fare è questo, cioè la democrazia sarebbe una bellissima cosa se fosse possibile realizzarla. Adesso noi dobbiamo essere pragmatici e cercare di prendere la democrazia per il buono che c'ha. No, perché ce n'è del buono nella Certo. democrazia, no? E quindi dobbiamo sottolineare gli aspetti critici, ad esempio questo relativo alla manipolazione delle masse da parte della politica, cioè oggi io veramente posso spostare le masse attraverso l'informazione, no? Molto facilmente, no? Però questo non vuol dire che io non accetti o comunque disprezzi la democrazia, ma magari fosse Anzi, talmente. fai passare certe scelte, magari, no? Come frutto di responsabilità, quando in realtà sono semplicemente dettate da interessi. Tutto il terrore che si riesce a incutere nella popolazione su determinati fenomeni, no? Per dire, no? Questo terrorismo quasi ideologico che serve semplicemente a controllare anche su questo gli umori delle Soprattutto, masse e dirottarli. loro, cioè chi è che ha il potere, ha la possibilità di incidere sulle coscienze, sulle persone, senza comunicare, cioè senza mettere un contenuto al linguaggio. Basta soltanto utilizzare in un certo modo il linguaggio. Faccio un esempio. Se io invece di chiamare il debito, lo chiamo debito del pubblico, lo chiamo disavanzo. Già la persona collega questa cosa avanzo, cioè non capisce l'entità di quella cosa lì. Se io Che gli è invece di avanzato. disavanzare, oppure quando non so, sentiamo a porta a porta questi talk show televisivi, no? Se fa una, di solito si dice: ma tu che stai al governo, perché hai votato questa schifezza? Ma noi siamo una forza di governo responsabile.
Allora, di fronte alla parola responsabile, uno, Si l'ascoltatore tiene medio, con ah, tutto non rispetto. potevano fare, responsabilità dei code, era una schifezza, no? E questo, oppure faccio un altro esempio, la parola xenofobia, no? Invece da di io descrivo una persona che non è d'accordo a una certa politica dei flussi migratori, io dico sei uno xenofobo, Sì, automaticamente ti collego, colla con una parola. perché la fobia è una parola che rimanda a una malattia. E quindi già usare quella parola contraddistingue il portatore di quell'idea come un mezzo matto. Sì, Cioè. gli dai un giudizio più che scientifico, politico, gli dai un giudizio etico-morale. Ma anche scientifico in questo caso, perché io mi Sì, rifaccio al al significato significato che. etimologico della parola. E quindi praticamente soltanto utilizzando alcuni termini o non utilizzando altri termini, io influenzo l'opinione pubblica. Non c'è bisogno che vada a dire veramente quello che io miro, a cui miro. Basta soltanto organizzare il linguaggio in un certo modo. Ce ne so. Xenofobo oggi viene molto usata, anche la parola razzismo la usano anche come arma di difesa per ottenere, magari per ottenere la concessione delle loro richieste, Sì. gli immigrati, no? Dice, ma tu sei razzista, per cui no, ti metto quasi in mora, no? Dal punto di vista della tua coscienza, per cui dammi quello che ti chiedo, perché in realtà se no tu sei razzista. Cioè, va bene, tutto questo Apriremo tutto fa parte dei sull'immigrazione. meccanismi poi psicologici che ogni persona riesce bene anche a utilizzare, non c'è bisogno del potere, diciamo così, bene Sì, organizzato. anche nei rapporti Anche nei interpersonali. rapporti interpersonali Però magari sappiamo lo dice il usare certe telegiornale, parole. c'è un altro peso, lo dico Ma io, certo, al poi il bar telegiornale lo con. dice migliore di persona. Certo. Benissimo, abbiamo veramente colloquiato con molto piacere con Matteo Simonetti, avete sentito naturalmente quello che ha avuto da dirci su questa verità del piano Careggi, ma soprattutto come ha ricostruito, questa Europa che parte quest'idea dagli anni 20 e che tu sostieni non ci scolleremo da questo tipo di Europa, Guarda, di tipo io sto finanziario. preparando la nuova edizione del libro. Anche Adesso se tu hai preventivato un giro di vite è un'Europa politica ai come diritti. ai diritti Però forse non sarà una cosa immediata. di domani. Però se proprio devo vedere un passo ulteriore, non ce la vedo una rivoluzione popolare in questo momento No, non siamo tale d'accordo. da scardinare queste situazioni. Vedo casomai un suo movimento generale che può essere represso in due modi, o con la manipolazione, diciamo, delle coscienze, o attraverso i giri di vite sulla sicurezza che lo stesso cittadino è disposto a fornire perché è insicuro, perché durante la giornata uno si deve vedere le spalle dai ladri che tutti i giorni entra in negozio, entro casa, e quindi dice: va benissimo, controllami i conti correnti, controllami i cellulari, Mettimi la mettimi la telecamera, telecamera, perché se no questo così mi viene. aumenti il Aumenta, Grande Fratello, esatto. Quindi il Grande Fratello, no, che in sicuramente questo no. caso è lo Stato che utilizza questa Esatto. richiesta che giunge dal basso per giustificare Esatto, questo è il meccanismo, cioè Noam come la Chomsky. lotta alla cosiddetta evasione, no? Ha portato a giustificare, quindi lotta sicuramente nobile. No? Nell'opinione pubblica, perché poi te la fanno passare come una lotta necessaria, perché se riesce tu pagheresti di meno le tasse, quindi c'è questo tornaconto da parte del cittadino, questa visione futura di un maggior tornaconto che porta ad accettare qualsiasi tipo di accorgimento di legge che tu Stato ti adotterai pur di lottare contro l'evasione. Che E il poi è una nome della lotta bugia, eh? all'evasione è una bugia. Il nome della lotta all'evasione, io dico il contrario, ben venga ulteriore evasione, Sono d'accordo. perché Manga in giro dei anche soldi. i soldi deve Certo. utilizzarli più il cittadino, deve utilizzarli. A voi se li faci dal cittadino sono fruttuosi. No, dicevo, per cui, ecco, come tu paventavi il pericolo, giustamente, no? Facciamo tutte quelle leggi che in nome della lotta all'evasione ti tolgono la libertà. A Sì, te sì, sì. Sì. cittadino. È una cosa mostruosa, se ci pensi è Ma vero. dopo È vero. l'obbligo dell'uso del denaro digitale invece del E no. contante, l'accreditamento della pensione anche per i vecchietti, se non si può fare più l'assegno, cioè è una cosa, Ha chiarissima, tolto, secondo sì, e me. poi se togli la manipolazione del denaro, togli anche una delle libertà.
fondamentale. Poi devo aggiungere una cosa, no? Cioè questo aspetto della le tasse che andrebbero a incidere sulla diminuzione del debito pubblico, questo è una incredibile bugia, perché Aumentato. se tu prendi il bilancio dello Stato e vai a vedere bene le voci, al netto degli interessi sui soldi che ci presta la BCE, noi saremmo in attivo. Tutti gli anni la manovra finanziaria non avrebbe ragione di essere fatta, perché lo Stato italiano sarebbe inattivo. Però, siccome si sono sommati nei decenni tutti queste somme incredibili di debito pubblico, che noi tutte la Perché moneta che aumenta la abbiamo. spesa, anche quella meno fruttuosa. Ma a parte quello, ma è impossibile che non aumenti il debito pubblico. Beh, siccome tutti i soldi che noi prendiamo dalla BCE, poi con i bond GCT dobbiamo ridarne di più, è normale che qualcuno col cerino in mano ci rimanga all'interno dell'Europa, no? E quindi è un discorso molto più ampio. Sicuramente la lotta all'evasione potrà toccare un 0,2, un 0,01% di questo aspetto, no? No, comunque abbiamo visto come aumentate le entrate fiscali nel corso degli anni attraverso maggiori aliquote, perché l'inasprimento Certo. fiscale c'è stato, è aumentato il debito pubblico. Quindi la baggianata che se aumentano le entrate è per togliere e abbassare o annullare il debito pubblico è stato un fallimento totale. Perché? Perché in realtà è aumentata la spesa pubblica che si è tradotta in una burocrazia che per mantenerla ci vuole milioni e milioni e miliardi di euro in Italia, quando magari noi avremo bisogno di molto, molto di meno di questa burocrazia, cominciare le leggi. Matteo, ti ringrazio tanto, Grazie vedo che su molte cose siamo in sintonia. Grazie e a presto allora, a te. A buon presto, lavoro. grazie. Ah, tu dicevi dovrai fare, stai lavorando un altro libro? Ah no, a parte che sto scrivendo un altro libro proprio, Ah, un altro libro di filosofia questa volta, su allora. Heidegger, però no, sto preparando la seconda edizione di questo libro qui, Di Piano Galergi. con un'altra casa editrice, in cui però ci saranno degli aggiornamenti in cui inserirò tutti i nuovi fatti, i nuovi accadimenti che confermano questo tipo d'Europa anche oggi. Cioè, cosa fanno i governi per appoggiare questo tipo di visione del mondo? E ho accumulato una serie abbastanza corposa di aggiornamenti in questo senso qui. Quindi devo dire che purtroppo la cosa va avanti. Quindi stai ulteriormente approfondendo questo argomento che è alquanto affascinante. Io di nuovo ringrazio Matteo Simonetti e possiamo chiudere questo nostro appuntamento e risentirci naturalmente. A presto. Dopo questo sarai il codice, sarai il video. La podologa Ho fatto video, ho professionista fatto Lorella Censuri, dopo un video, tempo operante a Recanati, ha il piacere di comunicare ho fatto che anche dal audio. 1º gennaio è operativo a Recanati il centro per la cura del piede da lei diretto, con la collaborazione di esperti professionisti. Oltre alla consueta attività sanitaria per il trattamento delle callosità, unghie ectopiche, deformi, incarnate, ispessite, nonché per la medicazione del piede diabetico o affetto da altre patologie, il centro mette a disposizione della propria